Quanta fatica facciamo in bicicletta? La percezione dello sforzo in tutti i tipi di sport in generale è un punto fondamentale per capire dove ci troviamo nel nostro livello di preparazione rispetto ai nostri obiettivi, per capire se la strada che stiamo percorrendo è positiva oppure dobbiamo modificare gli allenamenti, le pratiche che utilizziamo nella quotidianità per migliorare il nostro stato di performance. Dei punti di riferimento sono facili da ottenere in tutti quegli sport che hanno una linearità di sforzo, penso ad esempio alla corsa. Negli altri sport in cui è presente un mezzo, non a caso trattiamo quello della bicicletta, è un po' più complicato rapportare la fatica e lo sforzo percepito con l'allenamento, il miglioramento delle grandezze atletiche, gli stati di allenamento o deallenamento che si possono incontrare nell'arco della settimana o della stagione in generale. Chiaramente il mezzo bicicletta è un mezzo che ci mette davanti a una serie di variabili molto variegate per la valutazione dello sforzo fisico. I chilometri percorsi, il peso dell'atleta, il peso del mezzo, la scorrevolezza della strada, tante variabili che incidono sicuramente sulla fatica svolta. Ecco, per i neofiti, per chi svolge attività sportiva per migliorare la propria condizione di benessere, sarà abbastanza facile trovare dei punti di riferimento. Basterà semplicemente far riferimento alla propria percezione di fatica. Più fatica faccio, più tempo sono in bicicletta, più chilometri percorro, più elevato è il grado di sforzo, maggiore sarà l'impegno e la fatica espressa e quindi i benefici da un punto di vista atletico, sportivo, fisiologico in generale, senza eccessi, ma questo porterà sicuramente a una condizione di miglioramento della condizione di partenza. Magari 5-6 uscite a settimana di un'oretta al massimo ad un'intensità media che noi percepiamo come media sono di per sé una buona base per migliorare la nostra condizione di performance. Se ci troviamo di fronte a persone che vogliono magari un pochino incrementare la propria condizione fisica, hanno a disposizione dei mezzi già un pochino più evoluti, sarà bene trovare dei punti di riferimento diversi. Il primo e basilare è quello della frequenza cardiaca. Abbastanza rudimentale e non molto accurato per valutare lo sforzo fisico e l'impegno metabolico profuso nello sport della bicicletta, ma comunque una buona base di partenza. Attraverso il calcolo della frequenza cardiaca massima, una formula molto semplice ci porta a calcolarla sottraendo a 220 la nostra età, oppure in modo più accurato attraverso cardiofrequenzimetri o altri strumenti. Dalla frequenza massima, dalla frequenza cardiaca massima, si ricaveranno poi delle fasce, varie fasce, di attività, che saranno poi utilizzabili in allenamento. Se ad esempio, una persona, di media caratura come sportivo, svolge un'attività di un'ora ad una frequenza che è circa il 70% della propria frequenza cardiaca massima, svolgerà un'attività prettamente aerobica, utilizzando fonti energetiche lipidiche, ossigeno e fonti energetiche lipidiche, sviluppando il fondo. Una persona di 70-75 kg in quest'ora di attività fisica brucerà circa 450-550 kcal. Ecco, una forchetta abbastanza ampia di valutazione. Nel caso dello sportivo, diciamo navigato nell'amatore, ma anche e soprattutto nel professionista, la frequenza cardiaca può essere associata ad un altro parametro che in bicicletta, soprattutto negli ultimi anni, va per la maggiore, è il calcolo della potenza. Il rapporto tra chilogrammi per watt, quindi potenza espressa sui pedali, fa sì che sia un pochino più accurato, anzi, molto più preciso il calcolo, soprattutto da un punto di vista metabolico dello sforzo fatto. Si potranno modificare e livellare tutti quei momenti in cui non c'è pedalata o la pedalata ha una potenza più bassa rispetto ad altri, per esempio in discesa,
per esempio, i momenti in cui si prende una scia. Ecco, momenti del genere verranno livellati e tutto ciò farà sì che sarà molto più accurato la percezione dello sforzo svolto. La stessa persona dell'esempio precedente di 75 kg che magari va per 3 ore in bicicletta ad una potenza del 70% del massimale, a una frequenza cardiaca intorno al 70% del massimale, riusciamo a calcolare un pochino più approfonditamente e accuratamente il dispendio energetico calorico, ad esempio, che sarà per queste 3 ore intorno alle 1700-1800 kcal. Ecco, dei dati un pochino più certi. Tutto questo che cosa ci permette di fare? Ci permette di impostare una certa tabella di allenamento con delle giornate di allenamento in cui saranno maggiori gli sforzi in zone di potenza più alte, giornate di allenamento o periodi in cui gli sforzi saranno più prevalentemente per le fasce di potenza più basse, per lo sviluppo del fondo, per lo sviluppo della resistenza aerobica. Ci permetterà di valutare il livello di alimentazione, di idratazione, di integrazione, magari quali fonti energetiche verranno utilizzate nel corso di un allenamento rispetto ad un altro, che cosa mangiare e come alimentarsi durante o dopo una certa sessione di allenamento. Il ciclismo è certamente uno degli sport più facilmente praticabili ed è sicuramente uno dei mezzi migliori per incrementare il proprio stato di benessere anche solo per chi non è uno sportivo professionista ma ricerca appunto benessere. Io ve lo consiglio vivamente, basta veramente poco. Sul nostro sito trovate tutti i riferimenti agli integratori specifici per il ciclismo, energetici e non. Io vi invito a dare un'occhiata alle nostre pagine, al nostro blog e a seguirci sui nostri canali social. Ciao!